Sono andata a Lidl, sono andata a fa spesa, non c'avevo più niente. Ci stavamo mangiando le gambe delle sedie, dei tavoli, cioè un macello. Qui sono andata a fare un po' di spesa. E domani vado all'Eurospin. Oggi sono andata alla Lidl perché, per carità, mio marito è tornato dal turno del lavoro, l'ho fatto strozzare. Andiamo subito alla Lidl, devo finire di mangiare. Portati il piatto dietro e facciamo un takeaway veloce, così in macchina. Quindi. Mo cascava tutto come sempre, quindi sono andata a fare la spesa e ho preso gli acquisti creativi, l'agenda, le penne, tutto. Allora facciamo veloce perché il video sennò diventa lunghissimo, non c'ho tempo e voi nemmeno, de sta appresso a me, ve amo tanto, ciao. Allora, questo perché siccome c'avevo il frigorifero nuovo, mio marito, sì, nuovo, vuoto, mio marito ha pensato di prendere questo per primo, capito? Dico, amore, possiamo prendere la carne, lascia perdere, mangiamo questo, benissimo. Abbiamo preso questi muesli, questi qui che lui siccome fa palestra, dopo quando torna a casa se li. Ma perché mette a fuoco? No, mette a fuoco? Bah. Insomma, 750 grammi. Ah, non lo so quanto ho speso. 57 euro fra acquisti creativi e spesa. Io pensavo sinceramente di più, c'avevo già le valigie fuori la porta di casa, invece no, mi è andata bene, botta di fortuna. Allora, questi qua, che dopo questi qua li scioglie oppure se li sciegherà e se li prende. A me non mi piace per niente sta roba. A voi vi piace sta roba? Io non riesco, mi sa di finto. Poi, ovviamente, i muesli e questi qua per mia figlia. Ho detto, va benissimo, sta spesa sta incominciando bene, stiamo comprando zozzo, allora siamo a cavallo. E quindi andiamo, trottiamo. Questi qua perché le piacciono, questi orsetti non sono dell'Aribo, c'era anche l'Aribo, ma questi 69 centesimi e li ha presi. E vabbè, bisogna metterli in frigorifero perché adesso questi qua si ingellificano tutti, diventa uno schifo. Poi, questi qui praticamente sono delle barrette con lo yogurt, che quando io ho visto sta tazza di orzo di caffè americano, ho detto, Michele, queste buone, ci fai ciuppetta oppure te lo mangi nello yogurt, anche se sono fatti nello yogurt, e li riporti a casa sua e ce li pucci dentro. Michele ha detto, non so quanto dureranno, sono 5 scatolette, 5 pacchetti, 2 per ogni pacchetto, ma costano poco sta roba, se no non la potevo comprare io, perché stavolta ho visto i prezzi, capito? Ecco perché abbiamo speso solo 57 euro, capito? Non so se, vabbè, ok. Poi, questo qui, Giulia, aiutante, vai mamma, prendi le cose, mettile sulla sedia, non pensare, non aspettare che io lanci, poi, se no, ma c'è, casca tutto per te. Allora, questo è praticamente 400 grammi, Erika, ecco questo qui, questo qua bisogna metterlo subito in frigorifero perché sennò qua fa troppa calura, troppa calda, troppa schiumazza, sta già schiumando, è panna e cioccolato. Quindi questo adesso lo metto subito in frigorifero, questo è 1,19 euro, ma sono quelli grandi, guardate, ma si sta rovinando, amore, in frigorifero. Plum cake, questi qui, un euro e qualcosa mi sembra, con gocce di cioccolato, l'ha preso mia figlia e quindi niente. Lo stesso per quanto riguarda i Neo, che sarebbero gli Oreo, però non potete, quindi Neo. Praticamente sono molto buoni, io l'ho provati e sono buoni, dentro sono 5 pacchettini e in ogni pacchetto ce ne sono 5. Sono buoni, li ho provati anch'io, se può magna. Poi a 99 centesimi ho preso questo mix per il riso, ne ho presi due, erano in offerta a 99 centesimi. Non so quando è che finisce la promozione, perché io di solito non la prendo mai il volantino, perché mi arriva sul computer. Sul computer mi arriva tutto l'imbranaggio del Lidl praticamente, quindi mangiare no, io più che altro per le cose creative. Quindi questi li lasciamo qui, mammina. Qui, li lasciamo qui. Poi abbiamo preso il melone giallo, che a me piace tantissimo, lo preferisco a quello arancione, il melone classico. A me questo piace molto. Quindi il melone. Poi questi biscotti integrali che mia figlia ha provato da mia mamma quando è andata al mare, ha detto che erano stupendi, buonissimi, quindi io gliel'ho ripreso ovviamente. Poi questo pane qui, questa tipo questa ciabattina, mio marito ne ha prese due per il lavoro. Poi questi piatti di plastica quando io faccio a freddo, piatti. Poi questa pagnotta bella grossa per noi tutti della famiglia. Cioè, non so se avete notato, sto facendo un video veloce perché voglio andare subito agli acquisti creativi. Poi questa barrettina di cioccolato bianco costano 29 centesimi, ma nemmeno, mi sembra, non sono sicura, e questo l'ha preso mio marito.
il mio classico, mia classica marmellata, queste qui, e col succo di brignola che è buonissima, mi piace tanto, è l'unica che mi piace, quindi la prendo. Cosa ho preso? Ah, ovviamente un altro infuso al finocchio, questo aiuta a eliminare la sensazione di gonfiore. Non dovrei mangiare più, però preferisco prendermi l'infuso di finocchio. Ho preso anche questo, mi sto dando all'infusaggio, eh? Non so cosa scappa fuori. Ah, vedevo di una cosa, vi ricordate quegli infusi che avevo preso da Casa Shop? Quelli là, ma praticamente mi ha aromatizzato tutta la dispensa, ha un profumo buonissimo, sono buonissimi quelli lì, eh? E quindi anche quando apro sto finocchio pure sarà stupendo pure questo, vedete, aiuta a eliminare il gonfiore, benissimo. Poi della linea CN ho preso questa lozione detergente intima, mi ci trovo bene, questa maschera all'aloe vera, e dopo vi farò sapere com'è, a me piace fare la maschera. Questa è in crema, non è la mascherina a mettere tutta sul volto, se no mi fia a me se spaventa un'altra volta, a me se è comata sul divano. E poi ho preso questa crema, la Calendula, che praticamente costa 1,19 euro. Amore, prenderesti per cortesia un fazzoletto di carta per il tuo amore? Sto schiumando. Qui. Ok. È una crema, la Calendula, che è praticamente per le mani, sì, cos'è? Per le mani, ma siccome è la calendula, questa qui praticamente io la utilizzerò anche a fronte di qualche bruciatura, scottatura, perché comunque la calendula è buonissima e una volta comprai alla Bottega Verde, comprai la crema, la calendula, 15 euro. Non si può, veramente sulle scottature. Poi la calendula è la fine del mondo. Questa per 1,19 euro. Io voglio provarla anche su, vi dico pure il sapore. Buonissimo, molto fresco. Questa sa di melograno. Il melograno sa di limone. Vedete un po' voi che mi schiotto. Abbiamo finito il macer. Allora, adesso passiamo agli acquisti creativi. Gli acquisti creativi. Meno male, però oggi siccome è tutta una cosa ambressa ambressa, non è che mi preparo le cose, quindi così come vengono, eccole qua. Allora, acquisti creativi, eccole, le Bic, sono contenta. L'unica cosa che non ho, se faccio rumore non riesco ad aprire, l'unica cosa che non capisco è se è altra, vabbè, lasciate, voi sorvolate quando faccio così, il tratto, ecco, volevo sapere il tratto. Sì, è quello lì ciacciotto ciacciotto. Quello che. Ah no, questi sono i saluti, scusate. Quello ciacciotto ciacciotto. E non si apre. E che c'è anche il tappino. Che io l'altra volta. Ma non scrivono ste penne. Erika, se non togli il salvabuco qua, come si chiama? Sto cippetto. L'ho tolto? Sì. Mamma mia, raga, voi non vi rendete conto? Ha questo tratto cicciotto cicciotto. Io ho toccato il lilla, il viola. Ma siccome fuori si sta preparando un tempo che non ci piace per niente, di conseguenza, eccoli qui. Di conseguenza, la luce è strana. Quindi c'è anche il rosso e cicciotto cicciotto. Oh, badò, che meraviglia! Allora, il crystal, eccolo qui. Non metto a fuoco, vedi, quando non metto a fuoco è perché c'è la luce che è tutta è strana, vedete? Quando non metto a fuoco a me mi fa matti. Il nero, anche questo è tutto ciacciotto ciacciotto. Il rosa e il verde, ecco, questo è stupendo, questo sono felicissima. Queste mi servivano, America, ma queste già ce l'avete, ce l'avevi, facetevi affari vostri. Poi, questi non li tiro fuori per niente, l'ho presi per mia figlia della Bic. I colori a pastello, lei ci si trova benissimo con questi colori, non finiscono mai. Hanno praticamente una punta un po' a cera, diciamo. Mi sono macchiata usando il pane. Vabbè, con la punta un po' a cera, durano tantissimo anche quando si tempera. Il tratto del rivolino che si fa è tutto omogeneo, non è che si rovina. Quindi, io ho preso i colori nuovi per la scuola, 12 a pastello e 12 a spirito, così sostituiamo i colori a nuovo. Le penne le abbiamo prese, le matite, le gomme, i temperini, tutto, mancavano i colori. Poi, sempre per mia figlia, così per vezzo, visto che io l'avevo già comprata, la Bic,
C'erano tantissimi colori, era rimasta solo blu metallizzato e grigio. Io ho fatto a Mina blu metallizzato, dico, guarda che questo grigio, quest'argento è carino, eh? E infatti l'ha preso così, infatti è proprio un amore, è così argento. E hai sempre i colori, la conoscete tutta. Qua dopo ci attaccherò un charm, se per lei, tanto le sapete a scatto questi come funzionano, quindi eccola questa. Poi ho preso queste matite, guarda che belle queste matite. I prezzi erano da 1,99 € a qualche cotica in più. Però ecco, questo è l'HB, bello, matite. Ce n'ho un botto, lasciam perdere, lasciam perdere. Ce n'ho un botto, ci posso mantenere una popolazione. Poi sempre per lei 1,19 €, questo lo ricordo perché ho guardato il prezzo due volte, perché al Tiger io l'ho pagato di più, mi pare 2 € l'ho pagati, e sono questi pennarelli che hanno, sono divisi in due, vedete, hanno due tappi. Allora, ha questo tratto qui da 1 mm e dalla parte opposta da 4 mm. Ovviamente non dureranno tantissimo perché comunque l'inchiostro è diviso una parte per qua e una parte per qua. Ma quello che io dico sempre, per fare una decorazione agenda, questi colori vanno più che bene, non finiscono mai. Certo, non è che ci si può mettere a colorare, no? Un quadernone, però comunque l'uso lo fanno. E quindi io ho comprato pure queste. Sono stata una mamma brava. Ok, Erika, vai avanti. Poi, per me mi sono comprata questo quaderno, cioè è un quaderno classico, ma un quadernone di fogli, cioè tantissimi. E quello che io non avevo capito dal dépliant è che ha i fori da mettere per mettere nell'agenda. Quella lì piccolina praticamente. Come si chiama? Quadernone ad anelli, no l'agenda, scusate. Dentro sono tantissimi fogli. Ecco, adesso voi mi dite, ah, serve, a che serve sta cosa qua? Per aiutarti lo strappo, sì, per aiutarti lo strappo perché sotto non ce l'ha. Comunque, questo è ad anelli, è bellissimo. Io, ovviamente, ce l'ho un quadernone per metterceli, ma penso di lasciarli tutti qua, di lasciarli su sto quaderno qui perché mi piacciono le rose. E al limite, aggiungere i fogli qui perché con la tecnica quella della spirale, praticamente posso aggiungere tutti i fogli che voglio. Quindi, io l'ho preso con le rose. Mia figlia invece l'ha preso con la tigre perché a lei piace tantissimo e quindi la tigre e il leone sono due bestie che a lei piacciono e quindi vedete anche questo è facilitato nello strappo perché ovviamente si può mettere anche questo primo foglio come copertina del quadernone ad anelli, ecco vedete, è fatto così e carino più che altro perché ci sono tantissimi fogli e quindi più che volentieri anche questo è 1,99 € mica mi ricordo. Poi mi sono presa per quasi 5 € 4,99 € sti belli 30 colori a gel, wow, che stupendi, praticamente sono 10 metallici, 10 al neon e 10 glitterati, guarda, oh, che belli. Questa c'era andata pure Luisa Rocchi, li cercava. Praticamente il tratto è 1 mm, 0,8 è millimetro, è stupendo. Del tratto metallico è praticamente 1 mm, del tratto a neon è 0,8, in quello invece glitterato 1 mm. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sono 30 colori. Eccoli qua, punta fine ideale per scribor. Ma perché? Ah no, ero io. Ok, perfetto. Per scrivere e disegnare, livello di inchiostro visibile. Perfetto, perfetto. Questi qua sono stupendi. Li volevo aprire, ma è impossibile. Quindi niente, lasciamo così. Poi, adesso vi faccio vedere questo. Questo quadernone a spirale. Questi qui. Che non riesco manco ad aprire le forbici. Qua apriamo. Allora, vediamo un po' com'è. Lo apro con voi, lo apro con voi. Apro sempre tutto con voi. Solo quando mi arriva qualche sorpresa, che allora devo aprirla prima, sennò mi svengo proprio addosso. Praticamente stupendo. Sono due. Ma che belli! Io mi intravedo, ma va benissimo così. Ma che belli questi qua! Vedete come sono? Vedete che si possono togliere? Vedete? E praticamente vengono, li mettete dove vi servono. Praticamente
perché sono fatti così. E questa è la stessa tecnica quando io dico, ah, devo aggiungere dei fogli. Faccio così, con la foratrice faccio il buco e poi lo incido con la forbice qui per aprire il cerchietto. Ecco, semplicemente. Quindi questo è. È questa la tecnica che si usa chi non c'ha per fare i buchi sulla spirale. Praticamente questo è un'agenda, un diario, un notebook, un qualcosa un po' tipo quello dell'Eurospin che avevo comprato io con la variante che quello dell'Eurospin aveva una teschina qui davanti trasparente. E i divisori erano già collocati all'interno del quaderno. Invece qui io posso mettere i divisori dove più voglio, quindi penso sia più conveniente questo dell'Eurospin. I colori erano grigio e rosso, viola e grigio. Io ho preferito prendere viola e grigio, ovviamente, è stupendo, piace molto. Questo non c'ha manco la copertina, non ci si fila nessuno. Ma vabbè, i fogli l'hanno messi così un po' barbaramente. Stupendo, questo è proprio bello. Ho preso anche Erika, che ci fai? Fatevela affari vostri e due. Poi mi sono presa, perché quello viola? Perché mi sono presa anche questo, guarda che meraviglia. Questa è la stessa funzione. I fogli qui si tolgono. No, Erika, non si tolgono, questi rimangono fissi. La copertina non si toglie, i fogli è come quell'altro, vedete? Si sposta. Questo è molto utile per le spese di casa. Per delle cose, io prendo, quando prendo queste cose, le prendo sempre comunque per il canale, mo a parte tutto. Questo ovviamente è un quadernone grosso che io terrò la parte, ma ho notato una cosa, quando io compro lì per lì non mi serve, poi alla fine trovo sempre una collocazione a tutto. Quindi adesso non mi viene in mente niente. Per il canale so di usare questi piccolini che mi sono molto più comodi e pratici, li sbatto un po' dappertutto. Questo faccio più difficoltà perché è grande, ma confido nel mio estro. Che vedevo dire? O nella botta di fortuna di trovare. Ok. Poi mi sono presa queste tre cartelline con l'elastico, praticamente questo qui stupendo, con le farfalle e con i gufetti. Mi piacciono troppo questi qua, sono stupendi. Sono tre cartelline, non so se sono espandibili, cioè se sono grandi praticamente, se rimangono. Io cerco di aprire, ma niente proprio. Mi taglierò una mano, ma va benissimo. Ho il pronto soccorso qui vicino. Volevo vedere, eccolo qui, volevo vedere se, ecco, vedi, a me dopo non piacciono queste cose, quando attaccano lo scotch è così, e se una persona è maldestra come me, ecco, rischia di rompere tutto. Allora, vediamo, sì, sono copertine, sono cartelline espandibili, nel senso che hanno la possibilità, ecco, vedete, se io piego qui, c'ha i solchetti, come si chiamano? Si allargano, ecco, si allargano non rimangono così piatte, ma si possono, si alzano i lembi, aiutatemi, ecco, fa troppo caldo. Quindi ecco, l'ho aperto questo qui. Poi mi sono ripresa questi qui. C'erano sia da 25 fogli che da 50, oppure 25 colori, 50 colori. Io ho ripreso questo da 50 perché comunque a me fa di un comodo. Io ci ho fatto tanti lavoretti, mi piace tantissimo. Come pezzo per ultimo finale, ho lasciato questo per ultimo. Ciao amore, benvenuto. 2016-2017 l'ho fatto scegliere a mio marito. Ho detto, amore, dai, sceglilo tu, sceglilo tu. Tutti così, era pieno. Io pensavo di non trovare niente a 3,99 euro, invece era pieno, cioè nessuno ha comprato le agendine. Io pensavo di non trovare niente, sinceramente, oggi non l'ho nemmeno aperto. Io non so nemmeno che, ecco, ma che bella che è. Bellissima, uila, è vuota, eh sì, ma io avevo visto dietro, che bello, praticamente è un diario scolastico. Infatti Luisa Rocchi è il magico mondo di Megami, no? E praticamente mi ha fatto la foto di questo per farmi capire che è un diario scolastico. Che bello, bellissimo. A parte d'agosto, wow! No, Erika, cosa stai dicendo? Cosa ti inventi? Sì, parte d'agosto. Sì, ma com'è sta cosa? Wow! Carino! Erika, cosa ci fai? Basta con questa domanda. Allora, parte praticamente dal 31. Da che parte?
dal 31, no, da, ma che dal 31, dal 1 di agosto 2016 e finisce. No, che bello! Wow! Ma cos'è sta roba? Oh. Ditemelo voi, non lo so. Fogli bianchi, bellissimo, appunti. No, ho fatto bello. Finisce a gennaio 2000. No, finisce a dicembre 2017. Oh, scusate, ho fatto pastrocchio, scusatemi. Inizia ad agosto e finisce a dicembre 2017. Questo è stupendo, ha anche il posto per mettere la penna. Quindi è un amore, una volta messa in borsetta questa cosa qui è fatta. Bella, bellissima. Sono contenta perché così me lo sono preso pure io. Che bello, esultiamo tutti quanti. Va bene, ho finito. Saluti. Allora, voglio salutare Anna Ranieri, Sofia Spigno, Cioccolato 2, Sofia Spigno Ponza. Ti voglio bene, ciao. Cioè, no che dico a Sofia Spigno Ponza ti voglio bene, ciao. Ti voglio bene, ciao, è un'altra ragazza. Rosa Rossi, e Giorgia Creation. Detto questo, vi saluto, vi mando un bacio e domani vado all'Eurospin. Ciao!